Benvenuti in un nuovo video. Oggi mi vedete in questa in questa visuale qui, non mi faccio vedere perché appunto vi voglio mostrare le collane che ho creato io con le mie mani. Questa è la rubrica la creazione delle collane, come nasce una collana. Vi farò vedere le collane che ho creato nel tempo, ovviamente. Sono collane che sono state create con vari materiali, sia di casa che trovati in negozio. Sono tutti low cost, quindi sono collane che si possono fare anche low cost. Ovviamente non vi faccio vedere come si fanno perché le ho fatte già e non le avevo registrate, però vi faccio vedere i modelli come sono venuti. Vi farò una piccolissima spiegazione, vi spiegherò un pochetto come è fatta la collana, ma in breve, perché mi piacerebbe che il video venisse un pochetto più piccolo, cioè con meno minuti, perché sennò viene sempre lungo. Come vi avevo già detto, voglio che questo video abbia un tot di minuti da dedicare appunto a questa mia rubrica. Spero che vi piaccia. Adesso vi faccio iniziare a farvi vedere le collane. Allora, la prima collana che vi faccio vedere è questa collana che ho già messo in un video, e è questa qui. Adesso ve la metto sul tavolo così la vedete meglio, così. Eccola qui, questa è una. Ecco, così la vedete molto meglio. Come vedete, è fatta con queste perline piatte, tagliate, grandi, e poi ho messo delle perline piccoline che ho colorato io con colori pastello. Le perline sono viola e ha questi colori azzurro, fucsia e rosa. E la collana in questione è così. Adesso ve la faccio vedere un po' meglio. Eccola qui. Questa è una. Poi un'altra collana che ha lo stesso, lo stesso modello delle perline di quell'altra. È questa qui, che è andata molto di moda un po' di tempo fa. Si chiama collana, io la chiamo collana bubble, perché appunto c'ha queste perline che richiamano un po' le bolle, ed è veramente carina, a me mi piace un bel po'. Il modello è esattamente uguale a quello che ho visto su internet. È fatta praticamente con queste perline che vanno a punta, con perline piccole sui lati, poi altre tre perline, di cui in mezzo c'è una perlina normale, una perlina che c'è due perline, e infine una perlina che riprende le altre perline che stanno a lato. Ed è molto carina, molto molto graziosa. Il colore è sfalsato, scusatemi, non è un azzurro, ma è un verde chiaro, quasi un color Tiffany. È molto bella, a me mi piace veramente tanto. Poi un'altra collana un pochetto più elaborata è questa qui, fatta con roselline. Se la faccio vedere un po' da vicino, ecco così. Aspettate che adesso sono con la telecamera al contrario, così ve le mostro un po' meglio. Con queste roselline, con queste perline intrecciate con questa catenella. Con questa catenella grande, poi c'è questa catenella piccola che riprende un'altra catenella. Cioè, sono tre tipi di catenelle. E l'effetto è questo qui, c'hanno delle perle a forma di goccia sotto per dare un po' di eleganza, ed è una collana appunto di quelle statement, quelle grandi, che io adoro. Ecco qua, vi faccio vedere un po' meglio, così. Questa mi è piaciuta veramente tanto, come mi è venuta, e mi piace veramente un bel po'. La catenella è così, ed è stupenda secondo me. L'ultima collana che vi mostro è questa collana qui, che anche questa è andata molto molto di moda. È questa qui con le rose, con i fiorellini. Penso che qualcuno, chi adora le collane grandi, importanti,
forse può conoscerla. È una collana fatta con questi fiori di cristallo, finto cristallo di plastica ovviamente, che hanno in mezzo una perlina, un brillantino, insomma uno strass, e ha questi petali trasparenti che poi ho fatto in vari colori, dopo negli altri video ve li faccio vedere, e ha questi altri colori, fatto così, e sono intrecciati così. Praticamente questi qui non sono altro che fiorellini che servono da calamita per le tende. E ho visto che questi fiorellini qui sono identici, spiccicati ai fiori di questo tipo di collana qui. Io ho fatto, allora perché non usare questi fiori per fare questa collana qui? Ho messo questa catenella un po' più grande per dare eleganza, dorata e trasparente, tipo cristallo. Mi piace veramente tantissimo questa collana, l'ho usata, infatti vedete un po' si è annerita, è veramente molto bella, comodissima. Cercherò di migliorarmi per fare questo video. Niente, il video è finito, spero che vi sia piaciuto, che vi abbia dato anche qualche idea, se voi siete creative, vi abbia dato qualche idea per creare anche voi le vostre collane. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel pollicione in su, commentatemi e iscrivetevi per non perdere i nuovi video. Io vi saluto, alla prossima, ciao a tutti!